Oggi presentiamo un artista che si chiama Christian Dorr, che vive tra l'Italia e la Germania. Christian Dorr ci ha fatto un lavoro meraviglioso che non so come definire, non so neanche dire se è una miniatura o un monumento, non so dire se è fragile o se è potente, è un po' tra le due. E questa è la forza, credo, dell'artista, che abbia questa capacità di creare delle strutture di gioiellerie che sono come dei monumenti e delle cose di una fragilità incredibile, ma che resistono a tutto. Mi sento molto onorata di poter esporre in questo bellissimo museo, che per me è sempre stato importante, affascinante. E era proprio durante il Covid che ho pensato al lavoro, che cosa si potrebbe fare, e ho sviluppato queste sculture in questo tempo. E sono fatti di piante che crescevano proprio in questi mesi, e tutto era un concetto molto pensato, e ora è qua. Abbiamo scelto un quadro di Andrea Belvedere, che è un natura morte, ma molto particolare. Un quadro molto misterioso, con tanti pieni vuoti, sono parti molto neri. Parla dello spazio, parla come qualcosa si presenta nello spazio. E questo è anche il mio approccio di... il mio approccio sculturale con lo spazio, che ci sono vuoti pieni, le sculture sono lì ma sono trasparenti, lasciano passare lo spazio, e questo è il filo rosso che collega le due opere. Il Covid ci ha fatto capire l'urgenza di cambiare il nostro rapporto con la natura. Abbiamo capito che ora la natura è minacciata dall'uomo e che la necessità, l'urgenza è di ripensare questo rapporto, e ovviamente l'artista Christian Dorr entra in questo discorso. Lei oggi incontra due Belvedere, incontra Andrea Belvedere, che è l'artista delle collezioni di Capodimonte, che nel suo tempo, l'epoca barocca, aveva già avuto il disegno di dipingere la natura, ma non è una natura morta, sembra una natura viva. E poi un altro Belvedere, che è il Belvedere di Capodimonte, dove si vede tutta la città. Le opere non hanno tempo, per cui anche in questo specifico lavoro c'è un dialogo che funziona perfettamente, proprio come sentimento, proprio come senso dello spazio, senso del tempo. Questa non la chiamerei una natura morta, anzi una natura che dà un senso di vita, così come il lavoro della Lourdes.